Pesaro si riappropria della sua icona rinascimentale. Rocca Costanza, chiusa dal 2019, da oggi si apre alle visite culturali guidate grazie all'accordo stretto dal Comune con Agenzia del Demanio, Soprintendenza e Archivio di Stato. La fortificazione della città, progettata dall'architetto Luciano Laurana nella seconda metà del 400, da questo 13 agosto diventa la tappa conclusiva del cosiddetto Tour Capitale. Un tour che tocca luoghi culturali simbolo della città e che oggi ha visto riaprire le porte della Rocca dal sindaco e vice sindaco Andrea Biancani e Daniele Vimini in un percorso che riapre il bastione, la corte interna della Piazza d'Armi, la cappella e le stanze attigue appena restaurate, così come il torrione est. Devo dire che in questi anni è stata chiusa anche perché mano a mano sono stati fatti dei lavori. In questo periodo la Rocca non aveva lavori e abbiamo deciso di aprirla. Aprirla in questo momento per 5 giorni a settimana, per 2 volte al giorno, perché c'è il tour capitale che parte sia il mattino che il pomeriggio. Rocca che fino a settembre sarà visitabile esclusivamente all'interno del tour capitale prettamente dedicato ai turisti. Grazie al Tour Capitale riapriamo anche il Teatro Rossini, e con questa nostra card Capitale 2024 c'è la possibilità ogni giorno, quindi per 5 giorni alla settimana, 2 volte al giorno, di partecipare a questo lungo tour che comprende Teatro Rossini, Domus dell'Abbondanza, la nostra sinagoga, e il Museo della Bicicletta ed infine appunto Rocca Costanza. I pesaresi ad oggi possono prendere parte al tour capitale con i turisti, ma in alternativa da settembre si pensa a formule di visita specifiche per Rocca Costanza. Nel mese di settembre stiamo cercando di capire come far sì per rendere accessibile la Rocca anche ai pesaresi. Ovviamente non in massa, sempre con un numero limitato di persone, faremo sicuramente dei turni. È un'occasione importante, questo non vuol dire che per i prossimi anni la Rocca sarà chiusa. Il nostro impegno, ovviamente la Rocca non dipende da noi, perché la Rocca, anzi vogliamo ringraziare sia l'Archivio di Stato, sia la Sovrintendenza, sia soprattutto il Demanio, che è l'ente proprietario della Rocca. Noi abbiamo intenzione di riaprirla anche i prossimi anni, a meno che non ci siano dei lavori particolarmente pericolosi, quindi la convivenza delle persone che entrano con i lavori non è possibile, ma l'obiettivo è non chiuderla più, perché la Rocca deve essere aperta. Restano chiusi al pubblico gli spazi delle celle del carcere, funzione di penitenziario che la Rocca ricoprì fra il 1864 e il 1989. Resta comunque aperta un'inedita offerta di visita che non rimarrà confinata al solo anno di Pesaro Capitale della Cultura. Però l'obiettivo che ci siamo dati insieme a Daniele da subito è: dobbiamo aprire tutto, perché Pesaro, se vuole essere turistica, deve puntare sulla cultura. E puntare sulla cultura vuol dire mettere a disposizione i beni che abbiamo. Poi abbiamo beni privati, che possono essere, come può essere Villa Imperiale, come può essere comunque Villa Caprile, che è comunque pubblico. Quindi l'obiettivo è mettere in rete sempre di più questi beni. Quindi, come dire, a Pesaro al momento ad oggi di accessibile non mi risulta che ci siano beni chiusi.